affascinante osservare come Elden Ring, oltre ad aver conquistato il mondo dei videogiochi, abbia anche esteso la sua influenza al mondo dei manga. L'annuncio di un nuovo manga intitolato Elden Ring Going Forward, There Will Be Our Bond, titolo più lungo non potevano fare, aggiunge un'altra dimensione alla già ricca narrativa del gioco. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo nuovo manga si distinguerà dagli altri per il suo approccio unico, seguendo le vicende di due streamer immersi nell'avventura di Elden Ring. Questa prospettiva offre uno sguardo intrigante sul gioco stesso, consentendo ai lettori di esplorare l'universo di Elden Ring attraverso gli occhi dei giocatori. La decisione di Kadokawa di pubblicare questo manga sottolinea ulteriormente l'entusiasmo e l'interesse suscitato da Elden Ring in tutto il mondo. Il coinvolgimento degli streamer aggiunge una nota contemporanea alla storia, riflettendo anche l'importanza crescente dei giochi online e della cultura degli streamer nella società moderna. Con l'inizio della serie fissato per il 30 maggio, credo, i fan giapponesi e internazionali avranno presto l'opportunità di immergersi ancora di più nel mondo di Elden Ring attraverso un nuovo medium narrativo. Sembra che l'universo di Elden Ring continui ad espandersi, conquistando sempre più appassionati con la sua ricchezza e profondità. La descrizione fornita da Kadokawa per la nuova serie Elden Ring Going Forward, There Will Be Our Bond offre uno sguardo avvincente sulle dinamiche umane e sociali che si sviluppano intorno al mondo dei videogiochi e del mondo dello streaming. Il protagonista, un adolescente appassionato di videogiochi e di streaming PvP, incarna una figura moderna che riflette la realtà di molti giovani di oggi, immersi nella cultura dei giochi online e dei social media. La sua trasformazione da un giocatore solitario a uno che abbraccia la collaborazione e l'amicizia attraverso Elden Ring è al centro della narrazione, evidenziando come i videogiochi in qualche modo possano fungere da ponte per connettere le persone in modi imprevisti. La storia inoltre affronta anche temi cruciali come l'equilibrio tra la vita online e le relazioni nel mondo reale. La decisione del protagonista di cambiare il contenuto delle sue trasmissioni in streaming per favorire l'esperienza con il suo compagno di classe mette in luce le sfide e le tensioni che possono sorgere tra la ricerca di fama e successo online e il mantenimento di relazioni autentiche e significative offline. Attraverso questa serie, Elden Ring diventa più di un semplice videogioco, diventa un catalizzatore per esplorare le complesse sfaccettature dell'identità digitale e della connessione umana nell'era contemporanea. Kadokawa sembra aver creato un racconto coinvolgente che attinge profondamente dalla realtà dei videogiocatori e degli streamer, offrendo una prospettiva unica sull'intersezione tra il mondo virtuale e quello reale. Inoltre bisogna ricordare che la serie manga Elden Ring, La via per l'albero madre, ha segnato un momento significativo nel rapporto tra il mondo dei videogiochi e quello dei manga, creato dall'artista di manga Nikichi Tobita. Spero si pronunci in questo modo, ragazzi, scusate. Noto per il suo lavoro su Accursed Swords Daily Life. E questo manga ha introdotto i lettori a un'interpretazione, diciamo, comica e avventurosa dell'universo di Elden Ring. Seguendo le vicende di un personaggio e le prime armi nel mondo di gioco, il manga offre un'esperienza divertente e leggera, offrendo un punto d'ingresso accessibile per i fan sia del gioco che del medium manga. La narrazione comica si combina con l'ambientazione epica di Elden Ring, offrendo un'esperienza unica che ha catturato l'attenzione dei lettori. Successivamente, il manga Elden Ring Become Lord ha approfondito ulteriormente il mondo di Elden Ring, concentrandosi su un altro personaggio senza luce. Questa serie ha offerto una nuova prospettiva sulla trama e sulle dinamiche del gioco, fornendo ai fan un'ulteriore immersione nell'universo di From Software e attraverso il medium dei manga. Entrambe le serie hanno contribuito ad espandere ed arricchire l'universo narrativo di Elden Ring, al di là del videogioco stesso, dimostrando il potenziale dei manga nel tradurre e ampliare le storie nei videogiochi in modi nuovi e coinvolgenti. A proposito di questo, vorrei introdurre il ruolo dei manga nell'espansione dei videogiochi. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un'interessante convergenza tra i mondi dei videogiochi e dei manga. Questa sinergia ha generato una serie di opere narrative che non solo si basano sui videogiochi esistenti, ma li estendono in nuove direzioni, offrendo nuove prospettive e approfondimenti. Tuttavia sorge un dibattito su quale sia esattamente il ruolo dei manga in questa relazione e come questa interazione influenzi entrambi i medium. I sostenitori di questa prospettiva ritengono che i manga basati sui videogiochi siano un'opportunità per ampliare l'esperienza offerta dai giochi stessi. I manga possono approfondire la trama, i personaggi e l'ambientazione dei giochi in modo più dettagliato rispetto a quanto sia possibile all'interno del medium videoludico. Ciò consente ai giocatori di immergersi ancora di più nel mondo del gioco e di apprezzarne gli aspetti narrativi in un modo nuovo e coinvolgente.
D'altro canto, alcuni sostengono che i manga basati sui videogiochi dovrebbero essere considerati opere autonome, separate dai giochi stessi. Quindi, questi manga non solo esplorano l'universo del gioco, ma spesso ne ampliano e modificano la trama e personaggi anche, per adattarsi al medium, ovviamente, del manga. Di conseguenza, i manga potrebbero essere apprezzati sia dai fan dei videogiochi che da coloro che non hanno mai giocato al gioco originale, offrendo quindi un'esperienza narrativa indipendente. Un altro rischio potrebbe riguardare la divergenza della visione originale. Alcuni critici, diciamo, che sollevano preoccupazioni riguardo alla possibilità che i manga basati sui videogiochi possano deviare dalla visione originale del gioco e dai suoi creatori. L'interpretazione artistica di un autore di manga potrebbe differire significativamente dall'intento originale del gioco, portando una rappresentazione distorta o fuorviante addirittura dell'universo videoludico. Questo potrebbe confondere i fan e compromettere l'integrità dell'opera originale. Detto questo, ragazzi, il rapporto tra manga e videogiochi è un terreno fertile per l'innovazione e l'esplorazione narrativa. Mentre alcuni vedono i manga come un modo per arricchire l'esperienza videoludica, altri li considerano come opere autonome con un valore intrinseco. Fatemi sapere la vostra e fatemi sapere se siete ovviamente interessati a un prodotto manga ambientato nell'universo narrativo di Elden Ring. Noi come sempre ci vediamo alla prossima, grazie ancora una volta per la visione del video e bye bye!